Signore, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli dall'Alta Terra di Lavoro e come sempre da Cassino. E questa sera chiudiamo il ciclo prima della pausa estiva dedicato ai programmi storici, parlando di un personaggio che è diventato un'icona, è diventato un mito, è diventato un emblema non soltanto del Regno di Napoli, non soltanto dell'Impero delle Spagne, ma proprio a livello universale. Parleremo di Masaniello. Come avete potuto vedere dal titolo, il titolo parla di Masaniello, rivoluzione o semplice rivolta. Bene, prima di presentare l'ospite e prima di cominciare a parlare di Masaniello, voglio fare una semplice premessa, una piccola premessa. Perché la faccio? Perché c'è molta confusione in Italia quando si parla di rivolta e di rivoluzione. Si pensa che la rivoluzione sia uguale alla rivolta, invece non è assolutamente la stessa cosa. La rivoluzione di solito è sempre fatta da un piccolo nucleo di persone, da un'elite, che cerca di ribaltare l'ordine costituito e sostituire il vecchio potere con un altro, con la propaganda di farla per il popolo, mentre invece usano la propaganda del popolo, ma per poi soltanto prendere il potere. È sempre avvenuto questo. E ogni volta che è cambiato il potere, cosa è successo? È successo che il popolo stava peggio di come stava prima. Mentre invece le rivolte sono veramente dei fenomeni popolari, perché chi fa una rivolta è il popolo, da autentico protagonista, che non vuole sovvertire l'ordine costituito, ma vuole assolutamente far rimanere le cose come stanno, però c'è qualcosa da correggere nell'azione di chi governa e allora si rivolta. E quindi in Italia è sempre stato un popolo italico, ma soprattutto il Regno di Napoli, dove le rivoluzioni non sono mai fatte, perché sono sempre avvenute le rivolte. In tradizione dell'Impero Romano, quindi per loro, da noi non è mai voluto cambiare nulla, perché c'è piena autonomia e libertà, quindi le rivoluzioni al popolo non sono mai interessate. E questa era questa piccola premessa, e l'unica cosa che posso dire: tutte le volte che i nuovi regnanti venivano nel Regno di Napoli erano preoccupati di aggraziarsi il popolo, perché le rivolte che venivano da noi erano veramente sanguinose e di una ferocia inaudita. Dopo fatto questa piccola premessa, voglio capire dal professor Gianandrea De Antonellis se io in questo caso faccio l'alunno, voglio capire se io ho sbagliato qualcosa in questo mio piccolissimo cappello introduttivo. Buonasera professore, come state? Buonasera a tutti, grazie a lei e grazie all'associazione Alta Terra di Lavoro che ha la gentilezza di avermi invitato per parlare di questo argomento e in particolar modo poi di Masaniello. Ma come ben sapete, questa è una rubrica ormai che sta diventando una specie di appuntamento fisso organizzato dall'Associazione d'Italia Alta Terra di Lavoro e l'Associazione dei Tre Torri. Abbiamo ospitato il professor De Antonellis parlando del monumento che era il Principe di Canosa, che sinceramente conoscevo ma non in maniera così approfondita, e abbiamo compreso, grazie alle parole del professore, che fu accompagnato da Francesco Rotondi, lo spessore e l'importanza di questo personaggio. Però questa volta parleremo di Masaniello. E, professore, quindi il mio cappello introduttivo vi è piaciuto oppure ho detto qualcosa di sbagliato? No, mi è piaciuto e concordo, facendo una precisazione. Lei ha parlato di una questione, diciamo, soprattutto quantitativa. La rivolta viene fatta dal popolo, la rivoluzione viene fatta dall'elite. Questo infatti è generalmente vero, va detto che la rivoluzione, quando riesce, viene fatta dal popolo manovrato dall'elite. Però c'è anche un altro elemento, diciamo, di tipo qualitativo invece. Cioè la rivolta è, come quella di Masaniello vedremo, è qualcosa che tende generalmente a ristabilire l'ordine, a eliminare un sopruso nella fattispecie. La rivoluzione invece vuole cambiare completamente lo stato di cose. E noi dobbiamo pensare alla rivoluzione come qualcosa appunto che vuole modificare del tutto la situazione esistente e vuole cambiare, faccio l'esempio della Repubblica, della Rivoluzione Francese, vuole cambiare addirittura il calendario, vuole cambiare la religione, vuole cambiare il sistema di computazione del tempo, passare dalle ore divise in 60 minuti a ore divise in 100 minuti, eccetera, eccetera.
Ora, questo è rivoluzione, cioè un cambiamento radicale e completo di tutta quella che è la tradizione, poi torneremo sulla questione della tradizione, di una storia di un popolo. La rivolta invece vuole porre fine a un abuso e di fatto la rivolta di Masaniello voleva esclusivamente porre fine a un abuso e non certo modificare le cose radicalmente come invece farà un certo tipo di rivoluzione successiva. Quindi diciamo che vuole che si ribella a un abuso che di solito viene fatto da un'elite, quindi il popolo che si rivolta contro un'elite in questo caso. Sì, allora potremmo dire la rivoluzione, forse facendo un discorso un po' generico, la rivoluzione è il popolo manovrato dall'elite e la rivolta è il popolo che si ribella all'elite. Sto facendo anche lo studente. C'è la controrivoluzione, che è quella, ad esempio, capitanata dal grande Cardinal Ruffo, dove il popolo appunto si rivolta contro l'elite. Ruffo fra diavolo, Pronio, fu un'epopea, ma poi parleremo anche di questo, perché alla fine dovremmo anche andare a finire lì. Professore, sto facendo lo studente, quindi abuso di questa vostra posizione, spero di non prendere un buon voto. Voglio solo chiudere, prima di parlare Masaniello, che alla fine è vero che sono le elite che fanno le rivoluzioni, professor. Alla fine le rivoluzioni si compiono soltanto quando lo vogliono gli eserciti. Gli eserciti, quando si decidono di fare la rivoluzione va a compimento. Successo con Carlo I in Inghilterra, dove l'esercito si fermò, poi è successo poi con Napoleone che salvò la rivoluzione francese, è successo con quella bolscevica, con quella, quindi quando, ecco, quella italiana e quella purtroppo italiana, italica, del Regno delle Due Sicilie, quando l'esercito decide che vanno cambiate le cose, perché l'elite da solo non ce la fa, alla fine ho analizzato nella mia ignoranza che sono gli eserciti che cambiano le cose. Nel caso della rivoluzione italiana, diciamo che l'esercito napoletano duo siciliano fece una scelta negativa, non decise di non combattere sostanzialmente, quindi meglio l'elite dell'esercito napoletano di non combattere. Anche qui c'è una questione di elite e di massa. Sì, ma infatti avete ragione, però alla fine è stato determinante l'esercito, perché non vuole combattere. E poi c'è quella famosa satira che andava in giro in quel periodo, il soldato napoletano con la testa di leone, l'ufficiale con la testa di asino, insomma, in tutta Europa andava in giro. Comunque, adesso parliamo di Masaniello. Masaniello è uno strano argomento, dibattuto come Giambattista Vico, perché sono dei fenomeni storici tipicamente tradizionali, tipicamente cattolici, tipicamente napoletani, che però la vulgata dominante di pensiero, sia filosofico che storico, contemporaneo, vuole in qualche modo dover dargli una connotazione progressista, se non addirittura marxista. Quindi adesso affronteremo il discorso con Masaniello, con il professor De Antonellis, che ci dirà anche una novità importante sui suoi studi proprio su questa vicenda. Però, professore, credo che prima di parlare di Masaniello bisognerebbe parlare un po' del contesto storico di quel periodo e dell'impero delle Spagne e come si arriva a questa rivolta, che poi vedremo che è una vera e propria rivolta. Benissimo, intanto è estremamente corretto parlare di impero delle Spagne, cioè parlare A di impero, B di Spagne al plurale, non impero della Spagna, bensì impero delle Spagne, poi vedremo esattamente perché questa locuzione, e soprattutto non parlare di vicereame spagnolo, che è una identificazione assolutamente errata e fuorviante. Allora, cerchiamo di comprendere che cosa effettivamente era il regno di Napoli e qual era il rapporto con la corona delle Spagne. Come scrive giustamente Francisco Elias de Rada, i popoli non sono nazioni, ma sono tradizioni. Cioè esiste una tradizione secolare o addirittura millenaria che crea un popolo. Un popolo non lo si fa con una decisione di alcune elite che dividono i confini, e come è stato fatto tante volte nella storia dell'Europa, soprattutto del Novecento, pensiamo alla creazione della Jugoslavia
pensiamo alla spartizione della Polonia, eccetera, eccetera. I popoli nascono e si sviluppano, hanno una tradizione, quindi questo li rende vicini. Non è la conquista violenta che impone l'italianità ai napoletani piuttosto che gli albanesi, piuttosto che ad altre popolazioni. La tradizione fa sì anche che esista una cultura giuridica tipica di un determinato popolo e quindi di un determinato regno. Ogni tanto noi sentiamo parlare di due Sicilie, di memoria duo siciliana, eccetera, eccetera. In realtà la locuzione due Sicilie è anch'essa un pochino fuorviante, perché quelli che nacquero nel corso, naturalmente, diciamo, nel corso della storia millenaria e non al tavolino del congresso di Vienna, non era un regno delle due Sicilie, ma erano due regni separati, di Napoli e di Sicilia. Non sembri una divagazione inutile quella che sto facendo, perché poi comprenderete perché ne sto parlando. Allora, quindi abbiamo un regno di Napoli che ha una sua tradizione, che ha una sua lingua ovviamente, ma soprattutto si caratterizza per un suo diritto, le sue leggi, che nascono in particolar modo nel caso del regno di Napoli, ma anche di tanti altri regni, Sicilia, Aragona, Castiglia, Leone, eccetera, eccetera, quindi tutto il mondo che poi farà parte dell'impero ispanico, ha questa caratteristica di avere una legge che è di tipo consuetudinario. Cosa significa? Noi siamo abituati nel mondo attuale a un legislatore onnipotente, per la precisione dovremmo definirlo assoluto, un sovrano assoluto che non necessariamente è un re, ma noi pensiamo al sovrano assoluto Luigi XVI, no. Luigi XVI sicuramente è un sovrano assoluto, ma il sovrano assoluto, cioè al di sopra della legge, sovrano, cioè sopra la legge, e assoluto, cioè assoluto, sciolto, non legato alla legge perché la fa lui e quindi sopra la legge, è ad esempio il Parlamento italiano. Il Parlamento italiano può legiferare, oggi dire una cosa e domani dire la cosa contraria, perché ha delle regole interne che prevedono che crei la legge da solo e la crei semplicemente per questione di maggioranza. Non c'è invece quello che c'era nel diritto napoletano fino all'introduzione del codice napoleonico, quindi intorno agli anni 10, adesso non ricordo esattamente, dovrebbe essere 1810, l'introduzione del codice napoleonico nel Regno di Napoli. Fino a quel momento la legge era creata a posteriori basandosi su una tradizione, su una consuetudine tradizionale che si partiva dagli usi, si consolidavano gli usi attraverso una tradizione e poi ci poteva essere una legge che confermava che quegli usi erano da rispettarsi, ma confermava e basta. È vero che esistevano anche dei codici, ma i codici pre-codice Napoleone non sono codici normativi, cioè non stabiliscono la legge come il codice civile, il codice di procedura civile, il codice penale, il codice di procedura penale dell'epoca moderna. Bensì questi codici semplicemente erano una collazione di leggi esistenti, cioè riunivano e mettevano ordine nelle leggi esistenti. Però, ripeto, il diritto sostanzialmente è di tipo consuetudinario, cioè c'è una consuetudine a fare quella determinata azione, a compiere quella determinata azione, e queste consuetudini vengono riconosciute da una legge. In Spagna c'è l'istituto del fuero, in Italia c'è, nella penisola italiana c'è l'istituto della consuetudine. Ora, perché dico questo? Perché se c'è una legge propria del Regno di Napoli che non viene toccata se si verifica, come si è verificato prima dal 400 con l'unione della corona di Napoli
di Aragona e poi con l'unione della corona di Napoli, di Castiglia e di Aragona, se c'è lo stesso re, che è re sia di Leon che di Castiglia, che di Aragona, che di Sicilia, che di Sardegna, che di Napoli, se c'è un re che rispetta le leggi, perché non è ancora un re assoluto, il re assoluto verrà dopo, diciamo che è una degenerazione di tipo francese e seicentesco, quindi verrà con i Borbone, ma con i cosiddetti Los Austrias, cioè con i re che vanno da Ferdinando il Cattolico, e vabbè, soprattutto poi Carlo V, che per noi è Carlo IV, come re di Napoli, quinto come imperatore e primo come re delle Spagne. Poi con la sua figlia Giovanna, suo figlio Filippo II, poi Filippo III, Filippo IV, che nella nostra nominazione sono primo, secondo e terzo, e poi con l'ultimo che è Carlo II, che muore nell'anno 1700 e per noi è Carlo invece V. Ora, se questi re rispettano la legge del Regno di Napoli, del Regno di Sicilia, del Regno di Aragona, anche se vengono rappresentati, perché fisicamente non possono essere dappertutto, è una cosa che può capitare soltanto a pochi santi come San Pio da Pedelcina, ma altrimenti la bilocazione è qualcosa di impossibile per l'uomo. E quindi se il re è decide di rimanere a Madrid o a Valladolid e manda un suo rappresentante col quale dialoga con la popolazione locale, e questo rappresentante si chiama viceré, non è detto che ci sia un viceregno. L'unico viceregno reale della corona delle Spagne, dell'impero delle Spagne, è stato il Perù, storicamente parlando. Perché? Perché nel Perù non c'è una legge propria, non c'è una legge antica, ma veniva imposta la legge, veniva applicata, meglio non imposta, applicata quando era applicabile, la legge della Castiglia. Quindi in questo caso noi abbiamo un vero viceregno, ma è l'unico caso. Negli altri casi abbiamo una figura di viceré, ma che rappresenta il re, ma abbiamo un re. Tant'è vero che Filippo II, il grande Filippo II, diventa prima re di Napoli e poi re delle Spagne. E come re di Napoli si chiama re Filippo I, proprio perché c'è un rispetto della legge locale. Professore, scusatemi, quindi a questo punto possiamo anche dire che i re fino al dispotismo illuminato del settecentesco erano anche garanti delle consuetudini e delle tradizioni, quindi erano anche protettori, non erano soltanto attuatori, ma devono garantire una continuità storica alle tradizioni e alle consuetudini, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Tant'è vero, e qui arriviamo alla figura di Masaniello, poi approfondiamo, ma voglio dire solo questo: la rivolta di Masaniello avviene al grido di "Moia il mal governo, viva il re di Spagna". Ora, non si può definire rivoluzione antimonarchica, antispagnola, una rivolta che viene fatta in nome del re di Spagna. È palesemente chiaro che Masaniello vedeva nel re di Spagna il padre, il protettore, dagli abusi del malgoverno che era fatto dal viceré ed eventualmente dal consiglio, dal suo consiglio, nella fattispecie dai rappresentanti dei sedili di Napoli, che per quanto riguarda la questione particolare del 1647 si comportavano, diciamo così, con una certa leggerezza, senza rendersi conto delle conseguenze alle quali la loro decisione poteva portare. Professore, scusatemi, perché c'è un altro tassello che voglio dire, ma ne approfitto, perché qui purtroppo la dannatio memoria giansenista, manzoniana, italiana, tende a distruggere l'impero delle Spagne, perché è estremamente cattolico e tradizionale. Una cosa però volevo dire, e credo che di avere il vostro supporto. L'impero delle Spagne è stato il più grande impero della storia, dove il regno di Napoli era il centro del mondo, con Napoli la città più importante al mondo, che era la New York dell'epoca. Perché si tende sempre a parlare della Napoli borbonica, ma forse credo che la Napoli spagnola, così tra virgolette, quei successi non li ha più raggiunti. Dico un'eresia o c'è qualcosa di vero?
e poi passiamo a Masaniello. Guardi, sono d'accordo, le dico questo. Io ho sempre sostenuto che è meglio essere la seconda città dell'impero più grande del mondo, dove non tramonta mai il sole, che essere la prima città di un piccolo regno circondato per tre quarti dall'acqua salata e per un quarto all'acqua santa, come diceva Ferdinando II. E, peraltro, insomma, la fine triste e così rapida del regno delle due Sicilie, dovuta alla sua mancanza di importanti appoggi internazionali, ne è poi l'immediata e visibile conseguenza. Però devo anche dire che, parlando con amici spagnoli, mi hanno detto che io sbagliavo nel definire Napoli la seconda città delle Spagne, perché a quel tempo, cioè parliamo del periodo 500-600, tutti, o meglio tutti i secoli del 500 e del 600, Madrid, detto da loro, era poco più che un villaggio. Peraltro Madrid fu scelta proprio per questo motivo, perché era poco importante storicamente, perché altrimenti scegliere un'altra città come Valladolid o come Toledo o come Barcellona avrebbe creato invidia tra le altre grandi città, avrebbe creato invidia con León, con Burgos e via dicendo. Venne scelta questa città, allora poco importante, oggi una delle città più importanti del mondo, però allora poco importante, per cui a confronto la Napoli del 600 rispetto alla Madrid del Cueva era insomma una grande città con una grande storia rispetto a un centro periferico, centrale, perché dal punto di vista insomma geografico, ma di minore importanza perché stava nascendo più che altro sostanzialmente. Va bene, quindi anche credo che il conforto delle mie tesi, confortate dal vostro assenso, mi fa piacere. Va bene, adesso passiamo al cuore di questo incontro e parlate di Masaniello, come siamo arrivati e tutta questa fase storica molto molto importante e delle novità che voi avete e che presto pubblicherete. Prego, professore. Sì, allora, per quanto riguarda appunto la rivolta, capire perché è nata. Tutti sanno che è nata per una questione di tassazione. In realtà questo è vero, perché fu posta una tassa sulla frutta, e per di più si creò un problema perché non era chiaro chi dovesse pagare inizialmente questa tassa, questa gabella. Cioè, quando veniva portata la frutta al mercato di Napoli, i venditori dicevano che la tassa doveva essere pagata dai compratori, cioè i produttori, diciamo, di frutta volevano che venisse pagata dai mercanti napoletani di frutta, e invece i mercanti, i commercianti, volevano che arrivasse sui loro banchi già con la tassa già pagata. Alcuni di questi mercanti di frutta che venivano da fuori, che portavano la frutta dal contado, magari non avevano nemmeno denaro sufficiente per pagare la tassa, volevano prima venderlo e poi semmai pagarlo. Per cui si creò questo disguido, poiché la tassa colpiva la frutta, che allora era il cibo più diffuso nel popolo, negli stati inferiori, più poveri del popolo. I napoletani allora venivano chiamati i mangiafoglia, sarebbero poi diventati successivamente i mangiamaccheroni, quindi non erano i farinacei il prodotto più consumato come lo è adesso da maggior parte della popolazione, ma era appunto la verdura e la frutta. E quindi una tassa sulla frutta era estremamente pesante per il popolo, diciamo così, chiamiamo il popolo basso, o poi vedremo che viene definita da alcuni storici dell'epoca la plebe, perché andava appunto a incidere su un bene primario per loro.
Quindi questa tassa, però, questa gabella fu imposta per venire. Allora voi direte: ma se si è appena finito di dire che le leggi sono tutte provenienti da una consuetudine, come mai c'è questa tassa? Allora non è così, allora ci possono imporre delle tasse? Beh, il problema era che nel 1647 stava per concludersi la guerra che poi sarebbe stata perduta dall'impero delle Spagne, la cosiddetta guerra degli 80 anni, la guerra contro le Fiandre. Una guerra voluta dai sovrani cattolici proprio per motivi religiosi. Sovrano e re cattolico è il nome che spetta al re di Spagna fin dal 400, donato, riconosciuto a Ferdinando e Isabella, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, da parte del re Alessandro VI come riconoscimento per l'opera di riconquista che avevano portato a termine, eliminando la presenza islamica, il potere islamico nella penisola iberica. Quindi i re cattolici fecero questa guerra di 80 anni che durò dai tempi di Filippo II ai tempi di Filippo IV, quindi tre generazioni di re, ma tre generazioni di uomini, per conquistare, per meglio sottomettere i ribelli protestanti delle Fiandre. Ora, con buona pace degli storici e degli interpreti di tipo marxista, non è possibile pensare a una guerra così lunga solo per motivi economici. Se fossero stati queste le motivazioni a spingere il re a fare la guerra, si sarebbe probabilmente messo d'accordo per utilizzare come Porto Franco, Anversa e altri luoghi e altri porti per avere delle strade di percorrenza, e avrebbe lasciato la libertà di culto, più o meno come fece il re di Francia, peraltro. Invece il re delle Spagne, essendo fermamente, intimamente cattolico e non potendo accettare l'idea di avere un altro tipo di religione nel suo regno, combatté questa lunghissima guerra che finì, come abbiamo detto, con la resa e con il riconoscimento delle libertà nella zona delle Fiandre. Ora, nel 47 chiese uno sforzo ai suoi sudditi napoletani di 1 milione di ducati, e il consiglio dei sedili di Napoli, la suprema magistratura civile di Napoli, la più importante insomma, politicamente parlando, accettò questo donativo. Notare la parola donativo, è un regalo che il regno di Napoli vuole fare al suo re, perché possa continuare a combattere una guerra che lo stesso regno condivide. E si trovò appunto come mezzo per recuperare i soldi necessari per questo invio al re, la tassa che abbiamo detto. Teniamo conto che quando Masaniello, nel breve periodo in cui tiene il potere, una decina di giorni, conferma questa donativo, perché riconosce come importante, soltanto che ritiene che non debba essere raccolta questa cifra attraverso questa gabella odiosa, perché colpisce un bene primario delle persone più disagiate, ma dovrebbe essere raccolta con un altro tipo di tassazione che poi non si riesce a decidere quale possa essere, se su beni di lusso, se su beni di proprietà e via dicendo. Comunque la cosa importante in questo caso appunto è notare come Masaniello si rivolti per una questione della gabella, ma riconosca l'importanza, la necessità, il dovere di aiutare il re nella sua guerra contro i ribelli protestanti delle Fiandre,
perché si perché condivide, perché si identifica, identifica il proprio bene nel bene del re. Il re ha la caratteristica di identificare il proprio bene con il bene comune del popolo che amministra, e quindi Masaniello non ha difficoltà a riconoscere che la richiesta è da riconoscere come positiva. L'unico elemento, ripeto, non è quello del paghiamo o non paghiamo 1 milione di ducati per fare la guerra alle Fiandre. Qualcuno dice perché la rivolta ci fu perché non si sentiva come proprio la guerra delle Fiandre. No, tant'è vero che Masaniello stesso dice: noi vogliamo assolutamente pagare questo donativo, dare questo donativo, però non attraverso questa tassa. Poi il potere che Masaniello ebbe in quel periodo lo portò, insomma, a fare anche altre cose che non strettamente limitate alla questione delle tasse. Però non c'è sicuramente la possibilità di parlare di una rivolta antispagnola quando si parla di quella di Masaniello. Quindi abbiamo assodato che non è rivoluzione, ma è rivolta. È una rivolta, mi sembra vedere il professore, mi sembra vedere i giorni nostri, che ci sta la diatriba sempre in agricoltura tra gli agricoltori e i commercianti, no? Per chi deve pagare più tasse e chi invece deve, non è cambiato nulla, siamo sempre alle stesse cose. Il problema, il malgoverno c'è sempre, purtroppo non c'è più il re, ma il malgoverno c'è sempre. Ma poi questa vicenda di Masaniello, no? Lui divenne, diciamo, il capopopolo in questo caso. Ma era rivolto, era a favore, quindi non contestava la corona, ma poi c'era una classe dirigente che era spaccata, quella dei sedili e quella emergente che già stava venendo fuori, quella che sarà poi quella della borghesia moderna, che come si inserisce? Soprattutto Masaniello, oltre al fatto che lui aveva perso un po' la testa e quindi non riusciva più a controllare una cosa del genere. Come si inseriscono queste figure in questa vicenda, e come soprattutto poi si passa dal pro-spagnolismo al pro-francesismo? La questione appunto è complessa perché la figura di Masaniello per tanti motivi è molto conosciuta, però Masaniello dura pochissimo, dura 10 giorni. Dal 7 al 17 di luglio del 1647. Sono anche 10 giorni di violenze in cui la plebe scarica la propria rabbia nei confronti di chi l'aveva angariata, per cui ci sono tante persone che vedono cadere la propria testa, ci sono incendi di palazzi e via dicendo, varie violenze urbane, diremmo. Però abbastanza limitate nel tempo, perché, ripeto, in 10 giorni le cose finiscono. O meglio, finisce Masaniello, perché le cose continuano e degenerano fino ad arrivare alla proclamazione di una repubblica. In alcuni testi si trova la dicitura reale repubblica, filo francese, con la presenza del duca di Guisa, che viene in Italia, viene a Napoli e cerca di farsi creare sostanzialmente come Guglielmo d'Orange nelle Fiandre, lui Statholder a Napoli, sperando di diventare successivamente poi re di Napoli. La corona di Napoli è una corona molto ambita. Pensiamo alle lotte che ci sono state tra francesi e aragonesi tra la fine del 400, nel 492 abbiamo la discesa di Carlo VIII che arriva a Napoli, poi se ne ritorna prontamente sconfitto in Francia. Abbiamo i tentativi dei successori di ritornare sul trono senza mai riuscirci, grazie soprattutto poi, insomma, all'abilità di Ferdinando Gonsalvo de Cordova, il cosiddetto gran capitano, che
riconquista il regno di Napoli, riconquista interamente il regno di Napoli e diventa il primo viceré, nel senso che dicevamo prima, cioè rappresentante del re a Napoli. E quindi a Napoli, tra l'altro, Gonzalo de Cordova fa nascere il terzio, cioè l'unità militare che per oltre un secolo, quasi un secolo e mezzo, si dimostra invincibile su tutti i campi, una unità particolare, molto agile, che fino all'introduzione massiccia delle armi pesanti da fuoco crea il terrore soltanto quando la si sente dominare. Il primo terzio che nasce è quello proprio di Napoli, assieme a quelli di Sicilia e di Lombardia, e tant'è vero che poi quando Carlo V li riformerà, questi tre che ho nominato verranno definiti tercios viejos, cioè terzi antichi, in quanto erano nati prima degli altri. Che poi, professore, la grande l'invincibile armata, la fortuna loro fu, io così mi hanno detto degli esperti bellici, fu l'utilizzo dei cavalli napoletani, il murgese e quello napoletano, che in battaglia erano incredibilmente superiori alle altre razze. Questo mi hanno detto alcuni esperti bellici, che è stata la grande fortuna, è stato proprio il cavallo napoletano. Mi hanno detto cose sbagliate oppure è vero? Su questo sinceramente non so risponderle, perché poi ho studiato un po' il terzio, il terzio è un'unità di fanteria, non è un'unità di cavalleria. Sicuramente è esistita una importante razza napoletana che si sta cercando ultimamente di far corsiero del sole. Il corsiero del sole. Che ha avuto insomma anche un importante uso bellico. Il terzo in sé per sé era appunto invece di tipo di fanteria, unità di fanteria, e generalmente con la cavalleria dell'epoca, parlo della cavalleria francese, pensiamo a Pavia, la battaglia di Pavia del 1525, o appunto quella tedesca, era imbattibile, era molto più forte, un attacco di cavalleria pesante contro un terzio, contro un'unità di terzio, significava portare al massacro gli attaccanti. Quindi, professore, ci daremo appuntamento anche per parlare qualche giorno, qualche volta, del Gran Capitano, che tra l'altro era anche Duca di Sessa, perché io sono nato a Sessa Olunga, e diede battesimo al fatto che tra l'altro ancora esiste in Spagna, il Duca di Sessa. Allora, professore, qui nasce la Repubblica Partenopea, che in questo caso si può dire Repubblica Partenopea, ma a questo punto cerchiamo di sapere le novità che voi avete trovato, in che cosa pubblicheremo e che cos'è che di nuovo veramente importante scopriremo dopo la vostra pubblicazione. Sì, allora, si tratta di un testo coevo, di un diario coevo, inedito finora, è rimasto allo stato di manoscritto. Ne esistono due versioni, una versione dell'autore che si chiama Giuseppe Campanile, lui si firma Giuseppe per esattezza, alla spagnola, Campanile, e il quale appunto è testimone diretto sia della rivolta di Masaniello che dei mesi successivi. Questo manoscritto è presente presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. C'è una copia di questo manoscritto integrata di altre considerazioni da parte di un altro autore di poco successivo, anche lui un testimone, Fuidoro si chiamava, Innocenzo Fuidoro, questa invece è un manoscritto presente presso la Biblioteca della Società Nazionale e Società Napoletana di Storia Patria. Quindi io ho operato questa trascrizione, che è molto interessante perché conferma
tante cose appunto dette da alcuni autori come Francisco Elias de Tejada per quanto riguarda appunto il carattere non antispagnolo della Repubblica della rivolta di Masaniello, e soprattutto si concentra poi su quello che è la storia molto meno conosciuta rispetto agli eventi di Masaniello, che ripeto sono soltanto 10 giorni, che è durato fino all'aprile dell'anno successivo, quindi insomma parliamo di vari mesi, da luglio 47 a aprile 48, in cui ci fu una città che fu in stato di guerra permanente, perché parte della popolazione aderì alla diciamo, fazione francese, che vantava dai tempi degli Angiò dei diritti sul trono di Napoli, e quindi si ribellò alla corona spagnola apertamente, creò questa repubblica, in alcuni casi appunto, come ho detto, reale repubblica, con questo curioso ossimoro, e il duca di Guisa fu il rappresentante principale, il punto di riferimento. C'erano anche altri punti di riferimento come Annese, e c'è un po' un gioco delle parti tra i due, perché ognuno vorrebbe tentare di utilizzare l'altro ai propri fini, e alla fine finiscono quasi per indebolirsi a vicenda, finché non ritorna l'esercito, non sbarca l'esercito spagnolo e conquista la città, anche se la parola di conquista è una parola grossa, perché entra senza sparare nemmeno un colpo alla guida di Giovanni Giuseppe d'Austria, figlio naturale di Filippo IV, figura molto importante, che ricorda un po' quella del suo quasi omonimo Giovanni d'Austria, figlio invece di naturale di Carlo V, che comandò la flotta napoletana e della Lega Santa a Lepanto esattamente 450 anni fa. Ora, tornando alla questione della Repubblica Napoletana, il diario quasi giorno per giorno degli eventi che si susseguirono mostra una situazione terribile, una situazione di caos in cui non si è sicuri di quello di poter ritornare a casa la sera, perché basta incontrare una persona che ci accusi di essere filo spagnoli, di aver gridato vive il re di Spagna o qualcosa del genere, per essere uccisi sul momento. C'è una situazione di totale anarchia, di distruzione continua, perché ci sono comunque dei bombardamenti che non hanno il risultato sperato, perché ovviamente non esistono i cannoni rigati e non esistono quindi non c'è la precisione nel tiro, ma da alcuni posti che come San Telmo soprattutto vengono tirate queste cannonate sui posti cosiddetti in mano ai ribelli del re, e quindi poi colpiscono poi a casaccio sostanzialmente, non riescono mai a colpire perfettamente l'obiettivo, tranne che in casi rarissimi. Intanto c'è la flotta spagnola che sta che sta nel porto, ma non entra mai, non cerca mai di sbarcare, non cerca mai di forzare, perché il re ha dato l'ordine di evitare uno scontro con quella che è la città di cui lui è il re, quindi non vuole far entrare il proprio esercito sporcandosi di sangue, a differenza di quello che faranno poi i francesi nel 1799, non vuole un bagno di sangue per riconquistare una città, tant'è vero che poi i napoletani si offenderanno quando qualche spagnolo dirà abbiamo riconquistato Napoli. No, Napoli non l'avete riconquistata, perché Napoli è sempre stata fedele al re, c'è stato qualcuno ribelle, ma poi se siete entrati, se l'esercito spagnolo è entrato in Napoli senza colpo ferire, evidentemente era perché la popolazione era contenta di riceverla.
Ora, ci sarebbe da parlare di questioni sociologiche, perché nel diario si parla di popolo, di nobili, di plebe, dove noi utilizziamo adesso il termine popolo per indicare tutti gli strati sociali di una determinata nazione, e nazione è un retaggio del vocabolario rivoluzionario francese. In questo caso il popolo, come viene definito in questo diario, è la parte, diciamo, potremmo dire, diremmo con un termine non corretto, della buona borghesia, della borghesia media e anche piccola, cioè diciamo degli artigiani, dei commercianti, di chi aveva un proprio mestiere. I nobili sono gli aristocratici e la plebe invece sono sostanzialmente i lazzari. Nasce in questo periodo proprio dal termine Lazzaro, quindi quelli che sono privi di un lavoro e devono contare sulla propria capacità di arrangiarsi, sull'arte di arrangiarsi per ogni giorno arrivare alla fine della giornata. Generalmente utilizzando aiuti sia delle case nobili che dei conventi, che offrivano un pasto ai poveri del quartiere. Per cui va anche detto che è vero che esiste una plebe disagiata a Napoli per tanti secoli, ma è anche vero che questa plebe, grazie alla cultura cattolica dei re di Spagna che favorivano questi ordini che si dedicavano, ordini monastici, religiosi, che si dedicavano all'aiuto dei più bisognosi, penso appunto a quelli nati proprio in questo periodo, che sono i Teatini, nati pochi anni prima, negli anni 30, insomma, i Teatini e i Caracciolini, e che sono dedicati appunto all'aiuto ai più miseri. Professore, quindi mi sa che credo che voi avete una copertina di questo testo, dovrà uscire o mi sbaglio? Voi la faccio sì, vedere? La copertina è pronta, diciamo che deve essere definito il contenuto definitivamente, e poi a fianco vorrei mostrarvi una carta di Napoli dell'epoca, che forse potrà essere venduta come gadget, l'ho proposto all'editore, poi deve scegliere lui. Comunque la mostriamo, una carta in cui si possono vedere, c'è cioè una vista a volo d'uccello della città di Napoli, con l'indicazione dei posti, come dicevo appunto, cioè delle zone che erano tenute dagli spagnoli e le altre invece tenute dal popolo. E la cosa interessante di questa carta è però appunto questo spirito religioso, per cui Napoli è comunque protetta dalla Madonna, circondata da una serie di santi protettori di Napoli. Questa è la mappa, somiglia molto alla mappa che si trova alla Certosa di San Martino a Volo d'Uccello. Sì, e in particolare questo appunto ha i santi protettori in alto. Questa sarebbe la copertina del testo che dovrà uscire, giusto? Sì, sì. Ah. Prima di chiudere questa, diciamo una cosa, professore, questo diario è un diario di un anno, quando è che termina? Cioè quando inizia e quando finisce? Il diario inizia con i giorni precedenti la rivolta di Masaniello, quindi all'inizio del luglio, tra giugno e luglio, descrive qual era la situazione in quel momento, situazione appunto di povertà, di incapacità del viceré a prendere giuste decisioni, e poi termina con il ritorno con l'ingresso meglio a Napoli
di Giovanni Giuseppe d'Austria, che poi sarà il vicere di Napoli, un ritorno appunto che lui vuole fare in maniera pacifica, perché vuole evitare assolutamente che ci sia spargimento di sangue tra i soldati che lui comanda, tra cui ci sono anche napoletani, e il popolo napoletano, che momentaneamente in parte si è fatto illudere da possibilità di miglioramenti immediati grazie al governo repubblicano filo francese. Professore, ci sono tre cose da dire, poi vi farò una domanda finale, che qui nasce forse c'è l'embrione di quella nuova classe dirigente borghese che sarà protagonista del giacobinismo napoletano nel 1799, più o meno. Possiamo dire che si gettano le basi di quella classe dirigente che nel 99 ha cercato di ribaltare le sorti, guarda caso accogliendo a braccia aperte i francesi, non più angioini, ma i francesi del rivoluzionario, e poi che darà poi modo all'unità d'Italia. Questa mia riflessione può essere condivisa o è un errore? Sì, nel caso dei giacobini c'è un fortissimo elemento di tipo ideologico rivoluzionario. Qui è inferiore, però sicuramente c'è un interesse da parte di alcuni, potremmo definire, borghesi, che ritengono che ovviamente un cambio di regime porti a un cambio di amministrazione, e quindi ritengono di potersi infilare più facilmente nella scalata ai vertici dell'amministrazione di come non avrebbero potuto farlo con il regime precedente. Quindi c'è questo interesse personale alla carriera personale che fa dimenticare l'interesse generale, invece il bene comune che ogni amministratore dovrebbe avere in pratica sono gli antenati della classe dirigente oggi napoletana, posso definire meridionale, che ci stanno portando a queste condizioni, purtroppo. Quindi nasce qui, quindi c'è questa attinenza. Poi una domanda che vorrei farvi: ma come mai poi Ferdinando IV, quando riprese il regno grazie al sacrificio, all'opera dei Sanvitisti e dei Lazzari, fra le cose che fece sorprendenti, non soltanto in funzione della politica dell'amalgama, non soltanto per la cancellazione dei sedili di Napoli, non soltanto per l'emarginazione dei Sanvitisti e dei Lazzari, pretese di togliere la targa al nonno del Carmine che ricordava le gesta di Masaniello, la fece proprio distruggere, e praticamente l'hanno fatta rimettere poi Giacobini, che con Masaniello non c'entrava poco e niente. Secondo voi perché fece questo gesto? Ma lì secondo me fu un'errata interpretazione, perché appunto veniva considerato Masaniello come un proto-rivoluzionario quando non lo era affatto, era esattamente il contrario. Semmai era un Lazzaro, anzi è stato effettivamente il proto-Lazzaro, nel senso che è da lui che poi, da questo momento in poi, che si parla di Lazzari, perché hanno avuto un ruolo importante, e li si definiva spregiativamente, poiché avevano vestiti laceri, sembri un Lazzaro come quello resuscitato da Gesù, che esce dalla tomba con un sudario, si strappa addosso il sudario, quindi ha un sudario rovinato, strappato, perché insomma si deve liberare delle bende che lo circondano, e loro che erano si arrangiavano, ovviamente non si potevano permettere di andare da un sarto o di avere abiti decorosi, e si arrangiavano, e quindi venivano sprezzantemente definiti in questo modo. Lui quindi è sicuramente un proto Lazzaro, proprio rispetto ai Lazzari che dimostrano di essere degli coraggiosi combattenti
1799. Gli errori di Ferdinando IV ritornato a Napoli sono tanti, e anche quello di ritenere un simbolo del giacobinismo Masaniello, forse perché viene dipinto col berretto, con particolare berretto frigio, che è poi un berretto di origine, come dice la parola greca, che però viene utilizzato dai rivoluzionari, ha fatto sì che facesse questa fine non meritata, non giusta e sbagliata. Purtroppo i giacobini, i liberali, i progressisti in generale sono molto capaci, molto più dei tradizionalisti e dei, nella propaganda, non nella propaganda, bravissimi. E quindi loro sono stati abili a prendere un'icona e farla propria, quando questa icona non appartiene a loro. Esempio, mi viene adesso un esempio recentissimo, che Oscar Romero, il vescovo di San Salvatore, sì, che viene fatto passare come se fosse un esponente della teologia della liberazione, quando non lo era affatto, ma era semplicemente un esponente della dottrina sociale della Chiesa. Però viene fatto passare come se fosse un teologo della liberazione. E quindi in questo caso Masaniello, che è un esempio della rivolta filo-monarchica, filo-spagnola per la tradizione, tant'è vero che cosa chiede lui? Chiede che vengano rispettate i privilegi concessi, diceva lui, da Carlo V, in realtà erano anche precedenti, e quindi, voglio dire, non ha niente di rivoluzionario, ma semmai del reazionario. Però se si parla di Masaniello viene dipinto come il capopopolo che agita le masse, come se fosse un pre-giacobino, un pre-bolscevico. Ma diciamo che purtroppo rientra anche nel fatto che Ferdinando IV fece una giravolta a 360 gradi contro i Lazzari e San Fedisti, quindi questo bisogna dirlo, e quindi Masaniello era questa, e l'ha lasciato in pasto ai giacobini, che ne fanno il buon uso anche oggi. Però, professore, io credo che questa brevissima chiacchierata, che alla fine è durata un'ora, non soltanto ci ha spiegato il prossimo lavoro che uscirà inedito, ma ci ha fatto giusto un'infarinatura anche sulle vicissitudini di quel periodo e sulla confusione creata d'arte per poter non capire bene quel periodo storico importantissimo, non soltanto per Napoli e il Regno di Napoli, ma per tutto il Mediterraneo, e quell'epoca mediterranea voleva significare il centro del mondo. Professore, possiamo annunciare ai nostri spettatori che adesso ci sarà questa pausa estiva, e grazie alla vostra disponibilità a settembre faremo una storia a puntate sulla storia del Regno di Napoli, perché qui ci concentriamo sempre sull'ultima parte, ma dimentichiamo che il nostro è stato un regno glorioso, forse il più importante regno della storia, perché quando si andava in giro per il mondo in quel periodo bastava dire regno, già si sapeva da dove venivi, non c'era bisogno di dire Regno di Napoli. È un regno sacro, è una storia veramente importante, perché dobbiamo far capire soprattutto ai nostri giovani che loro camminano e vanno in giro per il mondo sulle spalle di un gigante che è la nostra civiltà, la civiltà napoletana. Quindi noi, grazie alla vostra disponibilità che ci ha confermato anche questa sera prima di iniziare questa diretta, a settembre, quindi in autunno, cominceremo questo breve viaggio a tappe, così, in maniera molto leggera, perché non bisogna dare modo un'infrenatura generale, perché non si può narrare in un'ora quello che andrebbe narrato in due mesi, in tre mesi di lavoro. Però siccome noi questi incontri sono la cultura e le persone che voi questa sera e altri suoi colleghi studiosi ci hanno preceduto per parlare in maniera leggera, incuriosire, lo dovremmo fare anche a settembre, perché il nostro programma è rivolto soprattutto alla gente comune come me e come tanti
vogliono capire e vogliono conoscere quello che realmente è accaduto e quello che noi siamo stati, perché professore nessuno sa dove stiamo andando, ma almeno cerchiamo di capire da dove veniamo. Questo è fuori di dubbio. E su questo io vi ringrazio e vi annuncio che adesso anche questa sera il nostro Raimondo Rotondi ci farà un monologo in lingua laborina, la lingua della terra di lavoro, su un personaggio che è storico molto importante che ha vissuto quell'epoca di Caprile, frazione Roccasecca, che Fernando Riccardi ha riportato. Io ringrazio lei, ringrazio l'associazione Alta Terra di Lavoro e l'associazione delle Tre Torri, e con piacere spero di rincontrarvi da settembre. E devo dire, chiosando quello che è stato appena detto, siamo dei nani che possono vedere più lontano dei giganti perché siamo sulle spalle dei giganti, ma dobbiamo salire sulle spalle dei giganti. Se siamo a terra non riusciamo a vedere alcunché. E questo perché appunto è importante conoscere il proprio passato, sia perché un popolo che disprezza il proprio passato non merita il futuro, di avere un futuro, ma anche perché chi non conosce il proprio passato ha difficoltà a crearsi un futuro. Grazie a tutti per l'attenzione. Solo una cosa, scusi se interrompo, il gigante sta là, sta a noi se vogliamo salirci oppure no. Il gigante sta lì. Esattamente. Ed è immortale e universale, quindi chi ci vuole salire, io ci sto. Io prima, fino a qualche anno fa, ero un fervente giacobino, perché mi avevano inculcato tutte altre cose. Bisogna ammettere. Poi, quando ho scoperto alcune cose, mi si è aperto un mondo e ho visto il gigante. È faticosissimo salirci, però adesso ci sto salendo, ci sto sopra e non mi muove più nessuno. Poi quello che io cerco di capire è come mai. Credo che al nostro Signore abbiamo fatto qualcosa di veramente brutto, perché per Lui, per poter punirci e per poter far sparire il regno sacro a Lui caro, credo che a questo punto bisognerebbe riprendere le profezie di Don Bosco e capire perché ha permesso che sparisse la nostra nazione napoletana, il nostro regno è qui. Però poi entriamo nelle demagogie e non mi va di continuare oltre. Professore, noi vi ringraziamo. Veramente siete stato gentile, soprattutto per mettersi a disposizione di una platea, la nostra, che vi posso garantire non è colta, ma è una platea molto attenta e curiosa. E quindi solo grazie anche alla vostra opera questa sera abbiamo cominciato a capire un periodo storico importante, vicende Masaniello. Abbiamo anche capito che su Masaniello ancora non è stato scritto nulla, c'è ancora tutto da scrivere. Buonasera professore, grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Papone, ma tu vedi che c'è la cosa proprio vecchia nel mare, che saranno quasi 300 anni, più di 200 sicuro. E che Papone era di essere vicino, Caprile, da qua si chiede la via vecchia di Melfa, meno di 2 ore si è arrivata, per. In danno, sì che era successo a Napoli, ci stava una guerra rossa a tutta la parte, la chiamavano Europa la guerra dei 30 anni, perché durette 30 anni, la Francia contro la Spagna. A Napoli stava la Spagna, gli servivano i soldi per fare la guerra e aumentavano le tasse. La gente non poteva campare e si ribellette. E comandava Masaniello, si chiamava Masaniello Vincette, comandette, abbassette la tassa, fece uscire alle galere tutti quelli che stavano o per ribellione o per contrabbando, perché la gente insomma cercava di arrangiarsi per campare come poteva fare. E pare che aveva tutto buono, ma alla Trosca Masaniello non gli piaceva. E allora facendo tutto un rigiro alla trattatura, come se ne fa isso, perché tu capì che la Trosca da Ciro mai a pietta,
che la gente fa varie prega a Gesù Cristo, ma hai fatto i patti che gli riapre, da chiappa mai a dritta, sempre alla traditora. Io alla traditora accendo, ma Sanello, italiano la ciocca per far vedere che le erano accese, li stanno alla mannezza. Dopo però, sarà un anno che sbagli che erano fatti. Perché la gente era acchiappata la luna oramai. Se Masonello casomai gli sapeva regge, loro non ne sapevano regge più. E allora che potevano fare? Ne potevano mica resuscitare. Stavano mandando tutta una paraffinta di chi ne ritoglie la mannezza dove stava, gli era appiccicando la ciocca, c'era la cucina, gli facendo un funerale, pare che gli volevano fare vice re Ruppo che si era morto, uno che prima era iniziato alla mannezza. E qualcuno si fece pure ammagata sta cosa. Ma poi ci stavano gli altri che invece dice, ah sì, voi che se siete fatti, siete accesi Masanelli, e non mo ci stiamo che la Francia. E si stanno che la Francia. E fra chissà ci stava Papone. Perché Papone prima stava in galera, gli era fatto scendere Masaniello. E Papone si è messo, fece un esercito di migliaia di persone, a patto che gli francesi, che gli erano date pure la patente del generale, e esse conquistetto tutto. Danno qua ci stavano duca, se ne avette a scappare. E comandava Papone, ma Rosso, come andava a mare, come andava pure per parecchi mesi. E tutta quella migliaia di gente che teneva presa, e chi gli, ognuno teneva la vendetta sia, e chi gli stavano inguastiti, perché erano anni che gli stavano a schiattare, che non potevano campare più. E tutta la vendetta che tenevano a fare, la facevano. Fu una cesaglia era quella forte. Poi alla fine la guerra, perché questa era una guerra rossa, la Francia contro la Spagna, le cose si reggeranno, Papone perdette, e poi gli acchiappanno, e allora gli facendo fare la mala morte, perché intanto non è che erano tante cose. E alla fine poi la ciocca, italiano la ciocca, la portano a Sora. E tutto il resto, piezza, per tutti i paesi a dove era comandata, per far vedere alla gente quello che succedeva a riballarsi. Perché alla fine tu pensi che c'era meno che Papone perché era stato con la Francia, ma sì. Loro era tutto una passa, passavano da una parte a un'altra come se niente fosse. Tu pensi che ce l'avevano per chi li era acceso, sì. E questo pure facevano una striga ogni volta, no. Quello che gli era rimasto impresso è che ne crapare, perché Papone prima era ne crapare, era stato capace di portare un esercito e portargli pure a vincere. Questo proprio gli veniva troppo a forte, perché il pacchello, tu lo trovi scritto a tutta la parte, Papone, accidenti, facendo a piezza, paese per paese, che ascisse, imbarava che una crapara non teneva a comandare gli eserciti e non teneva a governare tutti i territori. Che se fu la storia? Era Papone. Ma tu dici era un brigante. Ehi, ma i tempi erano in una maniera andando. Tu pensa che esse combatteva assieme agli francesi e assieme agli Savoia. Noi dice che siamo brigando oggi, siamo fatti tutto in una maniera, tutta alla reversa. Però Papone era Papone. Danno era danno, e mo.